Roberto Felici, il rettore del quartiere Porta del Foro, Beh, è inutile dire che per il quartiere della Chimera il 2019 è stato un anno storico. Sì, sarà sicuramente un anno da ricordare perché tornare a trionfare in Piazza Grande dopo 12 anni per noi ha significato veramente mettere un punto e ripartire con una serenità diversa. Una vittoria che anche per te ha un qualcosa di particolare. Sì. Per, per me ha voluto dire tantissimo. Era la prima giostra che facevo da rettore senza la presenza di mio padre, che è stato rettore per vent'anni a Porta del Foro, e quindi è stato veramente un momento per me particolarmente importante. Comunque, nonostante gli anni da, di giugno della vittoria, abbiamo visto negli ultimi anni appunto che a quartiere Porta del Foro c'è stato un gran fermento anche a livello di iniziative, grande partecipazione. Per cui, la vicinanza del popolo. Non è mai mancata? No, assolutamente. In tutti questi anni Porta del Foro non si è mai arresa. Dopo ogni sconfitta eh, ha sempre ricominciato a lavorare e, e nessuno si è mai tirato indietro. Veramente la coesione è stata grande negli ultimi anni, quindi questa soddisfazione è per tutti quelli che non si sono mai arresi. Per entrare nel discorso dei cavalieri eh, giostranti, e la struttura di Petrognano è quella che vi ospita, eh, ancora però ci sono dei lavoretti da concludere? Noi siamo in pieno cantiere, sono arrivati la scorsa settimana i box al campo di Petrognano, quindi spero di riuscire a, a poterli montare il più presto possibile perché almeno tra le due giostre anche noi riusciamo ad avere la nostra struttura finita e utilizzabile al 100%.